Oggi vi svelo i segreti del time-lapse, una tecnica fotografica che utilizziamo spessissimo nei nostri video. Si definisce intervallo temporale perché si va a intervenire su quello che è il regolare flusso dei fotogrammi, ovvero 24 fotogrammi ogni secondo. Ogni immagine in movimento in realtà è fatta da singole fotografie che grazie alla persistenza retinica ci danno l'illusione del movimento. Ma cosa succede se io, anziché scattare 24 fotografie ogni secondo, ne scatto di meno? Succede quello che vediamo nel time-lapse, ovvero un effetto di accelerazione. Cioè io comprimo diversi fotogrammi che avvengono in tempi diversi, in tempi più lunghi, in un tempo reale che è quello della proiezione del mio video. E quindi l'effetto ottenuto è appunto quello di un'accelerazione temporale, un time-lapse. Come lo realizzo? Beh, tecnicamente lo faccio con una macchina fotografica, quindi in questo caso sarebbe meglio avere una macchina fotografica piuttosto che una telecamera o una cinepresa. Anziché girare un video regolarmente, quindi a 24, 25 o 30 fotogrammi al secondo, un giorno parleremo anche di questo, scatto delle fotografie con un intervallo diverso. L'intervallometro in molte macchine fotografiche è integrato, oppure lo devo comprare a parte. Sono tre i parametri che devo valutare nell'intervallometro. Il primo è ogni quanto scatto le mie fotografie. Posso scattare una fotografia al secondo, posso scattare una fotografia al minuto, una fotografia al giorno, una fotografia alla settimana, una fotografia al mese, e quindi posso ottenere degli effetti estremamente affascinanti. Il secondo parametro è il numero di scatti che imposterò, cioè io posso dire alla mia macchina fotografica di fermarsi dopo 10, 100, 1000 scatti, tenendo conto che ho bisogno di almeno 24 fotografie al secondo, quindi per avere un filmato minimo devo scattare almeno un centinaio di fotografie, altrimenti non vedo praticamente nulla. Il terzo parametro che posso impostare nel mio intervallometro è quando iniziare il mio time-lapse, cioè dopo quanto tempo, perché succede spesso che ad esempio si fotografa il passaggio dalla notte al giorno, dal giorno alla notte, e quindi devo posticipare l'inizio dei miei scatti. Quindi questi sono i tre parametri che utilizzerò per il mio time-lapse. Un consiglio prezioso è quello di non scattare in RAW, cioè di utilizzare un formato fotografico piuttosto leggero, perché le centinaia o migliaia di fotografie che realizzerò andrebbero poi a rallentare il mio software di montaggio. A questo punto resta da capire quando usare il time-lapse. Allora, se l'effetto è quello di un'accelerazione temporale, il modo migliore per utilizzarlo è quello di impiegarlo quando si vogliono ottenere degli effetti di velocizzazione, ovvero tutte quelle azioni che sono troppo lente in natura ma che hanno bisogno di essere documentate attraverso uno spazio temporale molto più ragionevole. Un esempio pratico potrebbe essere quello del montaggio dei mobili IKEA, che in pochissimi secondi magicamente vengono a formarsi sotto il nostro sguardo attonito. Un altro impiego del time-lapse che non tutti conoscono è quello della strada di stelle. È un effetto molto affascinante che cristallizza in un'unica fotografia la scia di stelle. E uno dei modi per ottenerlo, che vi spiego appunto nel mio primo diario fotografico, è quello del time-lapse. Dove troviamo le immagini in time-lapse? Beh, innanzitutto nel cinema documentario. Ci sono tantissimi documentari che appunto utilizzano questa tecnica per sintetizzare alcuni movimenti molto lenti, oppure nel cinema di finzione quando si vuole fare un'immagine di passaggio, cioè per fare capire che passa tanto tempo. Ce n'è un bellissimo esempio in Hugo, questo film dove il giovane Méliès vede i suoi sogni svanire col passare degli anni. Un progetto molto particolare realizzato quasi interamente in time-lapse invece è Cogliani Scassi, l'impronunciabile film di Goffrey Reggio, realizzato in 6 anni di riprese fotografiche con l'aiuto di Ron Frick, che diventerà a sua volta un ottimo regista e che utilizza, insieme a questa tecnica di accelerazione temporale, lo slow motion. È un documentario di creazione, il titolo è una frase in lingua Hopi, appunto, che significa vita in tumulto, cioè mostrare come la società contemporanea, negli anni in cui il film è stato realizzato, si
organizza intorno a una frenesia che mette in contrasto gli elementi naturali con gli elementi umani. Se volete imparare ad utilizzare in maniera creativa questa affascinante tecnica fotografica, potete scoprire come farlo nelle pagine del primo diario fotografico che trovate in vendita su Amazon seguendo il link in descrizione.